È arrivato l'antipasto, Federico. Questa è una tartare di salmone Balik, leggermente affumicata, accompagnata con le sue uova, un culì di lamponi al naturale e un'aria di clementine. Un filo di olio extravergine ed è pronto. Senti Federico, la cura in un ristorante come questo è anche ad esempio il pane. Assolutamente. Pane che facciamo noi ogni giorno, componendo il cestino con vari tipi di pane diverso, dai più sfiziosi come il pinzino ferrarese, che non è altro che una pasta fritta, il classico grissino accompagnato con dei semi di chia, o la streghetta, queste striscioline croccanti, sfiziose che una tira l'altro, e poi trovare altri pani un pochino diversi come la piadina, classica tipo della Romagna, insomma dell'origine dello chef, il pan de pisce, quello scuro, il pane speziato che si accompagna bene con la selvaggina, con le carni un pochino più ferrose, e il pane bianco classico della focaccia fatta in maniera semplicissima. In più mettiamo sempre dei pezzettini di pan brioche da accompagnare magari con la mousse di foie gras o con quei piatti un pochino più dolciastri. Senta, una delle paure dei ristoranti e dei ristoratori in questa epoca sono le recensioni, sì. TripAdvisor e quant'altro, ma anche un ristorante come il vostro va a leggere, si preoccupa di quello che viene scritto, oppure il rapporto con il cliente non è tanto sul web ma è a tavola? Dunque, bella domanda questa. Il rapporto con noi, con il cliente, noi il rapporto lo abbiamo a tavola. Sicuramente chi viene in questo ristorante noi cerchiamo di fargli fare un percorso gastronomico accompagnandolo nelle varie cose. Quello che però dobbiamo sempre tenere di conto è che noi vendiamo un servizio, comunque sia noi lavoriamo grazie ai nostri clienti, e la soddisfazione del cliente va ben oltre soltanto a dire è buono o non è buono, mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Tante volte la recensione è un po' lasciata in maniera generale su quello che è l'aspetto completo del ristorante, dall'accoglienza al servizio, all'ambiente, al piatto, al dopo cena, al conto. Quindi ci fa sempre piacere trovare che un feedback positivo dal nostro cliente che lo scrive magari su una recensione, e noi ci fa piacere leggerlo perché vuol dire che tutto il nostro percorso all'interno del ristorante ha funzionato nella maniera giusta. Quando troviamo delle cose che non ci sono piaciute, andiamo sempre a vedere dove abbiamo sbagliato e cerchiamo sempre di capire la critica del cliente in maniera positiva, che è quello a cui, secondo me, deve portare le recensioni. Senta, con un antipasto come questo, cosa mi consiglia di bere? Qualcosa con le bollicine o qualcos'altro? Guardi, io andrei molto su una bollicina. Qua siamo sul leggermente affumicato, ma la carne cruda, con questo contrasto poi di freschezza della clementina, dei culì di lamponi. Quindi io le propongo la nostra blanchette che l'ho già servito, che è una bollicina francese con Mosac e Chardonnay, fresca, rinfrescante, delicata e piacevole, perché la bollicina pulisce sempre molto bene la bocca. Perfetto, io provo l'abbinamento che mi ha suggerito, ci sentiamo dopo Federico, grazie. Grazie a lei.